Buongiorno a tutti. In questo video volevo parlare brevemente di un argomento che tra i musulmani e anche tra chi come me appartiene al Islam, specialmente alle signore, può interessare, ovvero la cucina halal. Che significa cucina halal? Lo spiego brevemente. In poche parole, già ho spiegato il discorso dell'hijab. Sia nel Corano che nella lettera ai Corinti di San Paolo si dice alle donne di indossare un velo, ma non si intende il burka perché il burka copre completamente. Quindi è qualcosa di sbagliato. È sufficiente un berretto oppure un piccolo foulard, nient'altro. A parte questo, la cucina halal. Che significa? Noi sappiamo che nell'antico Israele, sia nella Bibbia che nel Corano, viene detto di non mangiare carne di maiale. Perché? Innanzitutto la carne di maiale, a parte essere impura, notiamo che sono anche norme igieniche, trasmetteva molte malattie. Vi è una malattia trasmessa dai maiali all'uomo, a parte l'influenza suina, che può essere mortale, quindi è una norma dettata da Dio per il bene dell'uomo. Quindi la cucina halal, sono cucina halal, tra gli ebrei c'è la cosiddetta cucina kosher, sono quei cibi leciti, un cibo che dovrebbe essere evitato, a parte anche perché è grasso, fa male, la carne di maiale. Personalmente l'ho sostituita con il pollo. Mi si dirà c'è chi ama il salame, c'è chi ama la mortadella. Io compro mortadella di pollo. Vendono proprio un salamino, mortadella di pollo, anche i würstel di pollo. E poi adoro il pollo arrosto con le patatine, a chi non piace. Quindi questi sono cibi, diciamo, il maiale è da evitare. L'alcol, noi sappiamo che Gesù nell'ultima cena istituì l'Eucaristia, la commemorazione dell'ultima cena. Ora, l'alcol, noi sappiamo che tanti giovani abusano di birra, alcol, escono dalle discoteche e vanno a sbattere a morire. Ora, un bicchiere di vino a pasto al giorno, lo dice anche la medicina, soprattutto il rosso, non fa male, purché non se ne abusi, cioè il Corano dice di non bere completamente, ma siccome questo è il Crislam, non è Islam, il vino rosso ogni tanto un bicchiere fa bene, perché Gesù disse: questo rappresenta il mio sangue, fate questo in memoria di me. Quindi, il Crislam è questo, cioè rispettare le norme etiche anche sulla cucina halal e su quei cibi che anche la Bibbia in Genesi, se si va a esaminare Esodo, Levitico, considera impuri. Lo stesso San Paolo nelle sue lettere dice: non mangiate carne sacrificata agli idoli. Quindi, vi sono tantissime ricette che si possono fare, non è necessario utilizzare carne di maiale, anche i crostacei è bene evitarli, fanno parte della cucina halal. Crostacei, l'anguilla, sappiamo che anche gli ebrei non mangiano queste cose, quindi rispettare queste norme significa in un certo senso rispettare anche Dio. Anche il fatto di coprirsi il capo, e di indossare vestiti decenti. Non dico che bisogna vestirsi con il burka, no, perché il sole, la luce in faccia, ma è qualcosa che non lasci intravedere troppo le forme. Tipo, io sono a casa, sono tornata dalla spesa, ho messo un pigiama comodo, sono uscita, avevo messo una tuta da ginnastica, un po' larga, e il berretto è questo. Faccio i video con questo perché i video è qualcosa di pubblico. Quindi è giusto mostrarsi in modo decente. Bene, le norme della cucina halal non sono complicate, le signore musulmane le conosceranno meglio di me. Io compro il pollo preparato Centro di Cultura Islamico Halal, c'è scritto. Tra l'altro dove abito io, qua vicino, si vende e spesso a buoni sconti. Quindi,
Con questo è tutto, ricordate che sono anche norme contenute nel Vangelo e nella Bibbia. Con questo è tutto, vi saluto.